Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Cards to your friends and family this holiday season. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti oro, platino ed eco-chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1.600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. TAN 0 TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 dicembre. I giorni successivi. L'idea che possa non volermi più mi uccide. Ogni volta che mi innamoro si apre una fragilità che riesco a tenere sopita per mesi. Riesco a piangere, a commuovermi, a entrare in viaggi mentali e pensieri che stimolano corde malinconiche. Mi sveglio prima con l'adrenalina addosso, ma non è una bella sensazione poiché è generata dal dolore, dal fastidio. Fatico a respirare, non riesco a godermi niente. Vorrei solo che finisse. Una parte di me viene rubata, letteralmente, da un momento all'altro. Devo curarmi, ricrearla. Perché faticare così tanto per poi sentire questo senso d'abbandono che mi attanaglia in ogni momento? Per ogni sorriso un sussulto spiazzante, per ogni momento di gioia uno stato di sfiancamento che può durare ore. La verità è che mi sono sentito sbagliato così a lungo nella mia vita da non riuscire più a sentirmi meritevole di affetto, amabile. Col tempo, con i miei successi personali, con i cambiamenti, ci si dimentica della merda che siamo e che ci hanno buttato addosso. Ma quella torna in superficie violentemente. So di valere, so di meritare, ma emotivamente sono sicuro di saperlo. Quale storia mi racconto per sopravvivere a questa condizione? Le scriverò domani, domani con un banale espediente. Le chiederò di fare due passi. Dove è finita quella sicurezza da scacchista che sento nel momento della seduzione? Perché mi sento così piccolo adesso? Le scriverò domani perché lei abbandona per non essere abbandonata. Le dirò che mi è mancata e che mi mancherà ogni giorno di più. E se non dovesse rispondere? Allora forse domani è meglio aspettare. Non posso permettermi altri colpi al mio ego. Le scriverò. Le scriverò domani. Con una banale scusa cercherò di strappare una risposta che la riguarda. Cercherò di capire se è ancora interessata a incontrarmi. Se anche lei sente qualcosa. Spero non quello che sto sentendo io, perché altrimenti avrebbe più motivi per odiarmi che per desiderarmi. Io semplicemente ci sono abituato. Io sono nato sbagliato. Non merito amore. E sapere che non è così non cambia la sorte delle mie emozioni. Le scriverò. Le scriverò domani, 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 domani. Silenzio. Solo un altro nome nella lista e qualche femminista dirà che sono uno stronzo. Certo, come no, a me bastava un nome soltanto. Gli altri 100 li hanno scritti loro. Ogni volta che ti penso ti idealizzo. Ho qualche saluto tra i miei ricordi che mi permette di dire a me stesso che ti conosco, ma non ti conosco affatto. Mi piaci senza dubbio, ma questo dubbio non mi piace. Vorrei conoscerti a fondo, ma se diventassi realtà, a chi penserei? La chiamerò. Le scriverò. Stasera è il momento giusto. A volte me lo impongo, ma non lo faccio mai. Preferisco avere l'idea di poterti avere, piuttosto che accettare la realtà. Non sei quella che penso che tu sia. E non c'è in te quello che vorrei ci fosse. Eppure tu ci sei. Se non ci fossi, non ti parlerei.
Non sai quante volte mi hai salvato senza neanche alzare un dito. Chissà se mi hai sentito mentre ti cercavo. Chissà se hai colto i miei segnali di fumo, privi di forma ma non di consistenza. Oggi è il giorno, l'ho deciso, e l'occasione è giusta. La domenica è perfetta per sperare di incontrarti tra i deliri della mente. La felicità, del resto, è una miscela di sostanze che rilascia il nostro corpo. Forse sei più presente ora di quanto potresti esserlo dopo che avrò inviato uno tra le centinaia di messaggi che ho preparato per te. Ma tutto ciò che è preparato non è mai giusto in un rapporto. Se tu diventassi realtà, avresti un odore diverso dal profumo che emani in superficie. Avresti troppa insicurezza davanti a certi miei concetti e troppa paura delle mie di insicurezze. Ma la verità, seppur sempre relativa, è che il tuo esistere potrebbe combaciare con l'indifferenza nei miei confronti. A quel punto il mio orgoglio si priverebbe di quel poco che ho di te, ovvero nulla. Ci incontreremo in altre vesti, ti dissi, non lo ricordi, vero? Tu esisti nella mia testa, e questo è molto più di quanto possa fare in un istante. Non voglio dirti addio, ma sono costretto a farlo. Questa è l'ultima lettera a me stesso prima del nostro inizio, un unico faticoso passo. Hai sancito la nostra fine con la tua presenza. Questi anni hanno annebbiato l'istinto.